Adesso voi dovete fare uno sforzo di immaginazione e cercare di immedesimarvi al tramonto in questa meravigliosa collina, in questa meravigliosa terrazza immersa nelle Langhe. Il posto dove va Carlo è un luogo lontano, dove non c'è la SIP. Questo è datato, SIP. Tanto qua ho capito che più o meno. Solleverà dal comodino la cornetta e l'avvicinerà all'orecchio destro, abbronzato. Carlo ha i capelli corti. Carlo ascolterà. Io tocco, io ti do ti da. Io tocco, io ti do ti da. È passata esattamente una settimana, non un minuto di più. A Paola lasciare Carlo è costato moltissimo. Ma è costato molto di più a Carlo, precisamente 51.206.400 lire. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. La tecnica tra le due proposte della mia fervida mente. La prima mi vedeva interpretare il ruolo del simpatico, cortese, affabile personaggio che a me riesce particolarmente bene, naturale. La seconda stira Alain Delon nella prima notte di quiete, tenebroso e profondo, con sguardi e silenzi che lasciavano intendere tutto. Anche qui non scherzavo. Scelse un misto dei due. In modo rapido fusi insieme i due personaggi e mi rivolsi al barman con voce roca e accattivante. Pino, vorresti offrire qualcosa di fresco alla signorina?